l'anno del Signore 2016. Una nuova sfida si appresta ad affrontare la nostra fiera civiltà. In questa guerra per la nostra identità culturale e nazionale, numerosi senatori hanno combattuto contro i neologismi anglofoni che ci vengono imposti dall'Europa massonica. Questa schifezza che si chiama stepchild adoption. La spregevole pratica dell'utero in locazione. Una battaglia che ha visto nel riconoscimento dei più alti valori cristiani un faro nell'oscurità. Lo dico agli amici cattolici prima di tutto. Tutti quelli che dicono sì quest'oggi vanno all'inferno. Non ci sono santi, Una grave minaccia alla purezza della nostra nobile stirpe che grandi eroi della patria hanno in parte sventato. Ed è stato un bel regalo all'Italia avere impedito che due persone dello stesso sesso, cui lo impedisce la natura, avessero la possibilità di avere un figlio. Abbiamo impedito una rivoluzione contro natura e antropologica che credo sia stato un nostro risultato aver impedito. Siamo qua a prendere freddo, a bere birra e guarda, fai una panoramica e siamo qua perché c'è un sacco di bella gente interessante e per divertirci, ma e fra l'altro magari anche per ricordare che questa bella gente ha diritto a stare in questo paese un po'. La gente scende perché è incazzata, perché comunque non si è ottenuto una cosa molto molto semplice, cioè stabilire che tutte le persone nascono e sono uguali tra di loro, e siamo qua per ribadirlo molto molto semplicemente. Ciao! Pastafariani di Salerno! Sì, buon... Perché siete qua? Siamo qua perché non ci accontentiamo e dobbiamo continuare a lottare in realtà, perché la vera parità non si è raggiunta e quindi l'importante per noi è comunque ottenere una parità, cioè considerare tutte le persone uguali da tutti i punti di vista, e fino a che questo non succederà noi ci saremo. E secondo te il fatto che il rallencio cinese sia passato a metà ha motivato molta gente a scendere in piazza? Beh, io credo di sì, però non lo so, io ho visto, come penso tutti, un po' il mondo del LGBT spaccato, quindi ho visto comunque alcuni contenti di aver ottenuto qualcosa e altri incazzati per non aver ottenuto la parità. Io, facendo parte all'esterno, non all'interno del mondo del LGBT, ne faccio una questione di principio, ovviamente. Perché tu sei etero? Sì. Ok, diciamolo. E quindi, insomma, comunque sì, è una legge che, diciamo, che sancisce che le persone sono diverse. Del migliore effetto collaterale che le sentinelle in piedi hanno creato in questo paese. Come si è evoluta la vostra realtà? La nostra realtà è nata casualmente, semplicemente volevamo appunto dare una risposta ironica alle sentinelle in piedi. Poi il movimento è molto cresciuto, abbiamo capito soprattutto nella realtà di Milano che c'era la possibilità di fare altro, e da lì siamo partiti con una serie di iniziative sui diritti civili, ma più in generale sui temi della laicità, e adesso non sentiamo neanche più l'esigenza di andargli dietro a loro per prenderli in giro, perché loro sono un movimento in
veloce caduta, mentre noi siamo un movimento in rapida ascesa, tanto che 2 settimane fa abbiamo portato 10.000 persone in Piazza del Duomo. Una domanda che ti posso fare è, voi siete anche una prova del fatto che spesso l'attivismo anti-gay tende a stimolare l'attivismo gay? Cioè voi siete una reazione? Anche se noi in realtà siamo una cosa un po' strana, noi non siamo esattamente il movimento LGBT classico. Però siete l'attivismo vero, perché le persone che... Siamo un attivismo, sì, vero, siamo un attivismo anche molto... come dire, svincolato da logiche di, insomma, abbiamo pochi vincoli, nel senso riusciamo a organizzare in pochi giorni manifestazioni e iniziative, e nel nostro movimento è pieno di persone eterosessuali, e questo forse, questa capacità di tenere insieme anche persone diverse, generi diversi, è anche alla base della nostra capacità di essere attraenti verso la gente che viene in piazza. Allora, una domanda proprio dalla tua esperienza, visto che sei di solito di una reazione, no? Il fatto che adesso la legge cilena sia passata a metà, basta in qualche modo stimolare una rinascita dell'attivismo nel movimento? Cioè la gente sta qui perché è incazzata? Io me lo auguro, io credo che questo sia uno dei momenti nei quali si fa il punto, si va a capo e si ricomincia a battersi, perché una serie di rivendicazioni sono ancora tutte sul campo, e noi con la Cirinà siamo l'antipasto di quello che ci è dovuto, a partire dal matrimonio egualitario ovviamente. Siamo qui per rilanciare, siamo qui per ripartire, per dire chiaramente quali sono gli obiettivi del movimento, che sono quali diritti e quali doveri per tutti, perché è impensabile che in Europa del 2016, in Europa dei diritti, vengano stracciati i bambini da una legge per i diritti civili. La Cirinà dice che adesso ripartono con un DPL sulle adozioni, secondo te quanto è fattibile questa cosa? Noi vogliamo fatti, basta con le parole, siamo stanchi di avere parole e di avere promesse. C'era una possibilità, che era quella di dare dei diritti ai nostri bambini, e non è stata sfruttata. Noi di questo non ci dimenticheremo, ma siamo persone responsabili, la nostra rabbia è una rabbia costruttiva, una rabbia che falta rilancio a tutto quello che vogliamo. Ma adesso, secondo te, il Movimento 5 Stelle è pro o contro il Movimento LGBT? Ma non lo so, noi siamo veramente... Ormai noi facciamo il nostro mestiere, la politica faccia il suo, che è quello di mantenere le promesse che ha fatto. Tu non mi hai chiesto, ma perché la CGIL è qua? Allora vorrei dirlo una volta per tutte. Perché se difendiamo il lavoro vuol dire che difendiamo tutti dalle discriminazioni, e se lo difendiamo sul lavoro dobbiamo difenderlo nella società, nei diritti sociali, nei diritti civili, perché chi continua a distinguerle non riconosce le persone nella loro libertà, nella loro condizione, nella loro possibilità. Ma vorrei dire che siamo qui anche perché un passo avanti l'abbiamo fatto e non ce l'ha regalato nessuno. L'abbiamo fatto perché abbiamo continuato a mantenere vivo in un paese ogni tanto complicato, ma meglio di quel che qualche volta lo rappresenta la politica, abbiamo continuato a mantenere vivo il fatto che bisogna essere persone libere e che non c'è nessuno che può decidere dall'alto della sua scienza se siamo persone naturali oppure siamo contro natura. Una sola legge che riconosca le unioni di tutti i cittadini e il riconoscimento delle adozioni, insomma tutto quello che è la parità di condizioni con i cittadini eterosessuali di questo paese. Diciamo che sì, è stato molto doloroso ovviamente assistere sia al dibattito parlamentare, che comunque è stato costellato di notevoli interventi omofobi. Il nostro ministro degli interni, come sapete, ha affermato che siamo antropologicamente inferiori al resto dell'umanità, quindi è una cosa che penso in nessun altro paese europeo sarà stata tollerata impunemente da parte di un governo. Questo strumento è un dato negativo, dopodiché sì, si riconoscono questi diritti e questo è un fatto importantissimo, però appunto andiamo avanti, perché questo è soltanto un punto di inizio. La legge cilena è uscita monca dal Parlamento. Secondo lei il fatto che sia uscita così può stimolare la gente a scendere in piazza e a rivitalizzare il movimento o l'attivismo LGBT? Ma diciamo che lo
lo stesso percorso della legge, cioè a dire l'avere finalmente avuto una legge in Parlamento da seguire, accompagnare, ha fatto in modo che il movimento trovasse una nuova forza, anche una nuova unità. È chiaro che sarebbe stato meglio e sarebbe stato più rivitalizzante per il movimento il fatto di avere una legge che rispondesse agli obiettivi, però sicuramente il fatto che oggi una piazza molto ricca, molto grande, si è riunita qui a Roma per dire che quello non basta e che bisogna andare avanti, significa che il movimento LGBT italiano è vivo e non ha intenzione di mollare l'osso finché non si arriverà a una legge che garantisca la piena uguaglianza dei diritti. Ma secondo lei adesso il Movimento 5 Stelle è diventato un nemico del movimento LGBT? Il Movimento 5 Stelle ha fatto una scelta, ha fatto la scelta di spostare la propria posizione sui diritti delle persone LGBT. Si era partiti con una puntata di grillo sulla la necessità del matrimonio fra persone dello stesso sesso, si pensava che quello sarebbe diventato il programma politico del Movimento 5 Stelle, alla fine invece si è visto che così non è. Siamo arrivati alle affermazioni di questi giorni con Di Maio che chiede addirittura che sul tema delle adozioni per il figlio del partner ci sia un referendum, dando così in pasto a una maggioranza che può essere ostile il tema dei diritti fondamentali delle persone. Io spero che il Movimento 5 Stelle, come dire, voglia ritornare su queste posizioni e riprendere quella promessa che aveva fatto il Movimento LGBT italiano. Vogliono tentare di rendere illegale la maternità surrogata anche in Italia, anche se fatta all'estero. È possibile questa cosa? Sarebbe tecnicamente possibile, ma politicamente pazzesco e giuridicamente una forzatura inaccettabile. Esiste certo per il nostro codice penale la possibilità che dei comportamenti commessi all'estero da cittadini italiani vengano perseguiti anche in Italia, ma stiamo parlando o di reati che mettono in discussione la stessa integrità dello Stato, come la contraffazione dei sigilli nazionali, o di reati gravissimi come la pedofilia. Quindi, come dire, si tratta di affermazioni irresponsabili, di proposte irresponsabili che non credo che potranno trovare applicazione. Sì, lo voglio. Sarebbe ora. E siamo qui per dire che noi stiamo combattendo perché non vogliamo più che l'Italia sia relegata al terzo mondo dei diritti. Noi vogliamo entrare nel primo mondo dei diritti e i vostri figli un giorno ci ringrazieranno. Silvia Rivera aveva lanciato la famosa bottiglia ai poliziotti e da lì tutto è partito. Con un fragore mondiale quella bottiglia aveva infiammato le nostre coscienze, così come quelli di Mario Mieli, Alfredo Cohen, Enzo Cucco e altri ancora, che a Sanremo protestarono contro un convegno di sessuologi che consideravano ancora l'omosessualità come una malattia. Erano le nostre prime proteste gay, lesbiche e trans. A Pisa iniziamo con un corteo di 500 persone, aperto da uno striscione. Siamo mamme, abbiamo figli froci e siamo fiere. Eravamo in tensione, era la prima volta che rivendicavamo la nostra gaglienza pubblicamente. Il primo Pride nacque, crebbe e maturò nel nostro cuore e nella nostra coscienza. Tutto l'impegno e la militanza convergevano unitariamente e armoniosamente verso quel 28 giugno 1980. Poche, ma scalmanate, gioiose, determinate e cattive. Sfilavamo per una grande vittoria. Quel giorno sfilava il nostro orgoglio, tutta la potenza, la determinazione della nostra visibilità. Prima del 1969 la nostra storia era sommersa, sotterranea. Ora le nostre vite sono qui, in piazza, e se lo sono è grazie a chi si è esposto e a chi continua a farlo.
e dopo 30 anni con la stessa indignazione rivendichiamo dignità, visibilità piena e rispetto, uguaglianza, perché, come disse Silvia Rivera, una trans disprezzata è peggio dell'inferno e senza diritti non c'è pace.